Ehi tu che guardi Gran B, in questo video si trovano 4 easter egg, per l'esattezza 4 emoji. 1, 2, 3, 4. E se sai dirmi il minutaggio esatto di quando compaiono queste 4 emoji, riceverai un cuoricino e anche un commento personalizzato. Ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video trash di merda e scrementizio, stavolta storico. Prima di cominciare vi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo potentemente nel retto qui. Mi raccomando, venite tutti, e dico tutti, a stalkerarmi anche su Instagram. E sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, andate tutti quanti in massa ad iscrivervi anche al mio secondo canale YouTube, link in descrizione, e attivate la campanellina per non perdervi nessun video, nemmeno lì. Il video che andremmo oggi a disegnare potentemente è un video del grande Valentino Moonwalk, Bigfoot, Beowulf, Valentino Boxer. Valentino, raga, quello che fa... quello che fa così, no? L'avete presente? Perfetto. Eh sì, intitola Valentino lui a Roma davanti al Colosseo. Via! Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, eccomi. Ciao! Ciao, grande, ciao! E stavolta è fuori ed è ritornato come sempre a salutare. Grande, adesso mi sento realizzato al massimo. Sono a Roma. Ma va? Veramente a Roma? Forse lo posso intuire dal Colosseo che sta dietro di te? È il Colosseo quello, eh? O è la Torre di Pisa? Gita turistica. E quindi, raga, ve lo dico subito, l'hashtag di questo video è hashtag turistica, con 3 R, ristica. Sono veramente, veramente tanto emozionato. Figurati io quanto sono emozionato. Figurati loro quanto sono emozionati di vederti a Roma davanti al Colosseo. Che tra l'altro questo video l'ha registrato con una controluce, che la sua sagoma è quasi nera praticamente. È molto bella Roma, guardate, guardate dietro di me cosa c'è. C'è l'appartamento, guardate l'appartamento. Cosa c'è? Ma come l'appartamento? Quello è il Colosseo, il Colosseo. Sei a Roma, c'è il Colosseo. No, Roma uguale Colosseo. Ma lo sanno anche i cani che quello è il Colosseo? L'appartamento con i buchi, veramente molto bello, chiamato il Colosseo. A meno male lo sa che si chiama il Colosseo. Alla faccia dell'appartamento, 1000 metri quadrati, come minimo. Mi sono soffermato sul Colosseo, appunto su questo appartamento, perché ragazzi... E ritorniamo di nuovo sull'appartamento. Ritorniamo sull'appartamento, di nuovo. Io voglio assolutamente... dire qualcosa a riguardo. Vuole dire qualcosa a riguardo sull'appartamento. Sull'apparta sto cacchio! Come puoi definire il Colosseo appartamento? Dai! Ma dai! Visto che sono una persona molto critica, sono una persona di alto livello. Non solo è in gita turistica con 3 R, turistica, ma è anche una persona molto criptica. Quindi raga, questo video ha ben 2 hashtag e il secondo hashtag di questo video è hashtag criptico. Quindi comunque ovviamente criptico, no? Nel bene, nel male, insomma, c'ho sempre da, appunto, da criticare. Nel bene o nel male lui è uno che criptica. Andiamo avanti, va, andiamo avanti. Io mi chiedo, e me lo chiedo anche io, tu non lo sai, ma me lo chiedo anche io, e secondo me se lo chiedono anche loro, perché sto facendo questo video? Me lo chiedo dall'inizio. Ma in inverno le persone che ci vivono dentro come fanno? Risentiamolo, perché forse non ci sentiamo bene. Raga, noi non ci sentiamo bene. Dovremmo andare dall'otorino alla lingoiatra, perché non ci sentiamo bene. Soprattutto le stronzate le vogliamo apposta non sentire bene. Ma in inverno le persone che ci vivono dentro come fanno? Ma porco Giuda, ma veramente? Ma davvero, raga? In inverno come fanno? Visto che nel Colosseo
Non ci sono le finestre, le porte, non c'è nemmeno il tetto. Come fanno che muoiono di freddo? Sempre ammesso e concesso che dentro al Colosseo non ci vive nessuno! Nessuno! Non hanno freddo, ma soprattutto il tetto. Cioè, piove, perché ragazzi dovete sapere che questo dietro di me è il Colosseo, quello dietro di te, sì, il Colosseo, quello lì è il Colosseo. Ok, il Colosseo, questo appartamento, questo palazzo. Semmai è un palazzo, un campo di calcio se lo vuoi paragonare a qualcosa, non a un appartamento! Il Colosseo è un appartamento! Un monovano praticamente, no? Un appartamento di una stanza sola, no? È senza tetto, quindi non c'è il tetto. Si vede che non c'è il tetto! O forse perché là dentro non ci vive nessuno? Forse per questo? Ma mi è venuto un flash! Raga, forse mi è venuta un'illuminazione, forse perché non ci vive nessuno dentro il Colosseo? Ma veramente? Le finestre non ci sono e non ci sono neanche le tende. E certo, perché in inverno, senza tetto, le tende avrebbero riparato. Soprattutto quando piove, anche se è senza tetto, se tu gli metti le tende, ti ripara da tutto, eh? Ma perché? Ma perché? Dici? Perché? 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 Io non capisco. In estate è bene, tanto fa caldo e quindi ora stanno sicuramente bene, appunto, gli abitanti che vivono dentro. Però mi chiedo, in inverno, come fanno queste persone? Come fanno? Che non ci vanno! Non ci abita nessuno, non ci vanno! Non è in affitto! Ecco perché dico che non è un appartamento! Quindi, da artista, da cantante, beatboxer, ballerino... Da re del mondo, da Dio supremo sceso in terra! Ci manca solo che dice questo, dice artista, cantante, persona di alto livello... Da persona di alto livello voglio lanciare un appello, aiutate queste persone perché... La persona di alto livello vuole lanciare un appello. Ha fatto la rima. Perché? 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 Oggi sono elettrizzato, Cribio! Elettrizzato Cristo! Se son così anche in inverno, senza finestre, senza tetto soprattutto, è perché forse non hanno i soldi. Veramente non hanno i soldi? Cioè gli abitanti del Colosseo, cioè quelli che abitano dentro il Colosseo, che sono invisibili, veramente non hanno i soldi per pagarsi le porte? Per pagarsi il tetto, le tende, no? Mamma mia! Raga, non lo so, scrivetemelo nei commenti. Che facciamo? Organizziamo una colletta? Che dite, eh? Quindi, mettiamoci tutti insieme e paghiamo le finestre, le tende e soprattutto, ripeto... L'ospedale! Paghiamo l'ospedale per farci curare tutti! Fidati, meglio pagare l'ospedale per farci curare tutti! Ospedale è quello lì, privato! Fidati, ascoltami che è meglio! Tutto, ripeto, il tetto che è veramente, veramente importante! Ma non lo sapeva veramente? Il tetto è importante in una casa? In un appartamento o magari al Colosseo? Il Colosseo non ce l'ha mai avuto il tetto. Manco quando era nuovo, secondo, non ce l'ha mai avuto il tetto il Colosseo, eh? Ma dall'inizio non ce l'ha mai avuto. Da quando è stato costruito. Ma putacaso c'aveva il tetto. Ok, putacaso gli avevano fatto il tetto. È giusto che glielo ricostruiamo. Così roviniamo una delle 8 meraviglie del mondo, no? Io mi godo questa vacanza a Roma. Goditela, mi raccomando, goditela. Che a breve i manicomi riaprono. Vi saluto e a presto, facciamo qualcosa. Sì, bravo, appunto, facciamo qualcosa. Facciamoci curare tutti. Fidati, facciamoci curare tutti. Ciao, ciao. Manicomio, raga, manicomio. Ragazzi, questo video trash di merda escrementizio storico finisce qui. E mi raccomando, in descrizione trovate tutti i miei link. Tempestate di like questo video, come sempre. Se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanellina per non perdervi nessun video. Il mio Instagram, come al solito, ve lo impiallo potentemente nel retto qui. Mi raccomando, venitemi tutti, e dico tutti, a stalkerarmi anche su Instagram. E sempre in descrizione troverete il link del mio secondo canale YouTube. Mi raccomando, andate tutti quanti in massa ad iscrivervi anche al mio secondo canale YouTube, link in descrizione, e attivate la campanellina per non perdervi nessun video, nemmeno lì. E come in ogni video, anche in codesto video, la morale è solo una.
Mario.